La domanda la voglio fare al fondatore del progetto Cohen. È una domanda personale. Sapere che cosa pensa in questo momento del suo popolo del Clan. Se è soddisfatto della crescita che abbiamo fatto, se stiamo seguendo bene, se mostriamo di comprendere di testa e di cuore il progetto. Allora, intanto non è il mio popolo, perché ognuno è libero di essere il popolo che rappresenta un progetto, che non è il mio progetto. Il mondo migliore non è il mio progetto, il mondo migliore credo lo dovremmo morire tutti. Io, grazie a 35 anni di esperienza solo spesi per questa idea politica, perché la politica è l'unica eccellenza delle eccellenze, si sbaglia la politica, si sbaglia poi a creare le regole per far andare in equilibrio. Quindi sono non contento, sono estremamente contento, perché in tutte le parti d'Italia ci sono persone come te che si sono spese, anche se senza grandi sacrifici, perché alla fine il sacrificio, tra virgolette, è quello di trovarsi una volta al mese a discutere di temi importanti e culturali che fanno capire perché c'è un disequilibrio. Quindi perché ci sono più costi e meno benefici. Questo è un perché motivato da regole sbagliate. Noi stiamo facendo capire che le regole si possono rimettere in equilibrio. Fare questo ci vuole una buona politica, e per fare la buona politica bisogna spiegare alle persone attraverso dei circoli culturali, quindi senza impegnarsi in qualcosa di partito, che insomma è un po' più difficile visto quello che è successo fino ad oggi nella politica, ipocrisia e basta. Attraverso un circolo culturale invece le persone si ritrovano con più facilità, con più voglia di stare assieme una volta al mese, non c'è sacrificio, eccetera. Sì, infatti, parli di sono contentissimo. È un piacere ritrovarsi, perché poi si entra in risonanza con i principi del progetto, ci si scambia all'interno del CAR e te devo dire una crescita continua. Io ritengo che l'informazione porta crescita. Io ritengo di sì, e ritengo che con i passi che si sono creati fino ad oggi stiamo maturando quel tempo nel quale si inseriscono dei concetti davvero valoriali, e anche attraverso questi progetti valoriali, che sono soprattutto filosofici, cioè fare l'isola di esempio mondo migliore, lì ci vogliono 100 milioni di euro, non è così semplice fare, ci arriveremo a fare. Ma dimostrare, come abbiamo fatto, che si può studiare in 20 minuti una cosa che invece ci vorrebbero delle ore, questa è una realtà. Così come abbiamo dimostrato che una realtà poter dare la vista a chi non vede, eccetera. Abbiamo dimostrato con il combustore tante cose, e abbiamo già dimostrato tante di iniziative che non abbiamo ideato. C'è stato qualcuno che le ha ideate e le ha messe a disposizione di una rete come la nostra. Quindi sempre di più queste cose diventeranno realtà, perché grazie al nostro progetto oggi, oltre a Cohen e Clem, tanti Clem, è nato un soggetto, persona giuridica, che si chiama CONSI, Consorzi Sicuri, una sorta di associazione che congloba le associazioni al loro interno e può dare visibilità di quel microcredito che la legge mondiale permette, ma che a me avevano detto che non si poteva, che questo, che questo. Quando dimostreremo questa realtà, adesso che c'è un soggetto con tanto di atto notarile, quindi quella espressione istituzionale che i Clem purtroppo non hanno mai avuta, perché il Clem si può fare come associazione, ma senza codice fiscale, senza soggetto giuridico. Mancando questo soggetto giuridico non possono attivarsi tutte quelle regole che si possono invece attivare con un soggetto che va dal notaio e dice attraverso uno statuto che vuole erogare il microcredito, eccetera. Perché non l'abbiamo fatto prima?
perché prima non eravamo maturi. Quando avevo chiesto di fare un claim con l'avvocato, il commercialista, l'imprenditore, purtroppo non è stato capito e data la disperazione che c'è nella società, si è pensato che quelle 1.500 potevano arrivare senza queste logiche. E quindi siamo al punto in cui siamo. Però oggi la realtà ci dimostra che quello che abbiamo detto nella politica è una realtà. Quindi l'ipocrisia di chi è andato in Parlamento a dire che poteva fare una cosa invece ne ha dimostrato un'altra, non può che favorire sempre di più la crescita che noi stiamo facendo. La stiamo facendo per gli altri, e poi questi altri siamo noi. Bene. Grazie, quindi auguri a noi, al nostro progetto, ad attirare sempre più persone per la risonanza. Grazie.